Sarà un Pescara in piena emergenza, quello che allo Stadio Adriatico venerdì sera darà il via alla giornata numero 29 del campionato di Serie B contro il Cosenza. Tanti problemi per il tecnico biancazzurro Pillon, alle prese con una difesa che dovrà ancora fare a meno di Campagnaro, con un centrocampo praticamente da inventare e un attacco privo per squalifica del bomber principe del Delfino, Leonardo Mancuso. Infermeria affollata dunque, ai limiti del tutto esaurito per il tecnico che ieri ha visto anche Ledian Memusché e Cristian Capone alle prese con qualche problema fisico. Il mediano albanese infatti ha svolto solamente un tempo della partitella per un risentimento alla caviglia ed è in dubbio per l'anticipo del venerdì sera. Ma non è finita qui, perché sempre la seduta di ieri è terminata anzitempo anche per Cristian Capone per un'infiammazione al muscolo piriforme. Considerando che Brugman e Canute sono ancora indisponibili e che hanno svolto solo lavoro differenziato e terapie per il recupero, la mediana ha gli uomini praticamente contati. Pillon confermerà Bruno in zona centrale con Crecco e Melegoni ai suoi lati. Ed è proprio nella gara d'andata al Marulla che il giocatore arrivato dalla Lazio ha iniziato a prendersi un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico del tecnico. La rete nei minuti finali che regalò il pareggio al Pescara infatti fece intendere che su Crecco i biancazzurri potevano contare e come. Tra dicembre e gennaio ancora tanta panchina, prima di riprendersi nella gara dell'uscita di Crotone la maglia da titolare per non mollarla praticamente più. Davanti, senza Mancuso, Pillon dovrebbe riproporre per forza di cose il tridente e allora Marras torna a fare l'esterno a destra, Monachello il riferimento centrale, con una chance per Nando del Sole sulla corsia di sinistra. In difesa Balzano e Del Grosso sulle fasce, Gravillon e Scognamiglio in rete nella trasferta da dimenticare di Cittadella in zona centrale. Ed è proprio il 4-1 rimediato in Veneto che il Pescara deve assolutamente mettersi alle spalle. Le distanze con la A diretta sono minime, 2 punti di ritardo dal Palermo, che ha comunque una gara in meno, e davanti però anche le grandi spesso incappano in decisi passi falsi. Al di là degli organici, no, che poi i nomino, il Benevento come nomi è la squadra più forte di tutti, forse, no? Sì. Sì. Però non contano i nomi. Fa fatica, perché se trovi squadre che a livello di intensità, di cattiveria agonistica, di determinazione, di mentalità, corrono, ti mettono in grossa difficoltà. Devono ripartire da tutto il buono che hanno fatto, perché possono veramente chiudere il campionato alla grande. Venerdì mi aspetto un atteggiamento differente da Cittadella, che ritorni il vero Pescara, è quello che abbiamo visto tutti contro la Spezia, e ritorni alla vittoria, perché è molto importante. Se mi fossi trovato la stessa situazione, già da oggi starei allo Stadio Adriatico. Sul fronte Cosenza, cattive notizie per Piero Braglia, che perde Luca Palmiero. Il centrocampista rosso-blu infatti era uscito anzitempo dalla gara persa in extremis col Brescia per un fastidio muscolare. Gli esami di rito hanno evidenziato uno stiramento di primo grado al flessore e non di secondo, come si teneva inizialmente, a causa del dolore avvertito dal ragazzo, che priverà Braglia di Palmiero nella trasferta dell'Adriatico. Il tecnico toscano conta tuttavia di rimetterlo in sesto per il match col Palermo, previsto al Marulla subito dopo la pausa di campionato. Senza il metronomo i calabresi potrebbero cambiare modulo e passare ad un 3-4-3. Davanti a Perina agirebbe un terzetto di marcatori con Bittante e Dorazio sulle corsie laterali, in mezzo soltanto 2 centrocampisti. Le coppie provate sono Mungo Isco e Sciaudone Bruccini, probabile che a spuntarla siano gli ultimi due. Davanti invece bisognerà vedere chi tra l'ex Bagnero e Litteri partirà dall'inizio dopo essersi accomodati in panchina contro il Brescia.